Dopo Intelletto d'amore, Dante le donne e Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, torna graditissima ospite su teatro.online per la vostra e la mia grandissima gioia, Lella Costa! Ok. Lella Costa che però ha un ospite con sé, che è un ospite anche mio, che è Elia Shilton. Lella Costa ed Elia Shilton sono protagonisti fino al 27 di novembre al Teatro Carcano di Milano con lo spettacolo Le nostre anime di notte, tratto dall'omonimo romanzo di Kent Aruf, con la regia di Serena Sinigaglia e l'adattamento di Emanuele Aldrovandi. Allora, che tipo di storia d'amore vivono Eddie e Luis? Chi vuoi che risponda per primo? Tutti e due. Tutti e due insieme? Ma come volete. In coro? Ma credo che in realtà vivano una storia d'amore che è una storia d'amore. La loro caratteristica anagrafica è sicuramente un dettaglio importante, ma non è l'unico e forse non è neanche quello fondamentale. Sono due persone, quello che ormai si usa chiamare il terzo tempo della vita, che a me fa solo anni, cioè non mi fa tanto vita vera. E questo loro incontro è molto bizzarro, è molto anticonvenzionale e la loro storia è la storia di un incontro e di una relazione che nasce ed è entusiasmante, è difficile, è complicata ed è una sfida, come credo sempre, no? Gli amori che nascono. Certo, proprio così. È un amore che si consolida piano piano attraverso il rispetto e attraverso le attenzioni verso l'altra persona. Esattamente, è una storia di conoscenza reciproca e di entusiasmo nel poter ascoltare e poter riraccontare la propria storia, che è quello che succede ogni volta che si fa un incontro nuovo e importante. Ecco, che cosa vi ha colpito di più in assoluto di questo romanzo di Kent Aruf, tanto da spingervi con Serena Sinigaglia a portarlo in scena? Allora, io posso dire che mi ha colpito la bellezza della scrittura e la precisione lieve con cui sono delineati i protagonisti, per cui ho cominciato io a volere i diritti molti anni fa e a pensare di metterlo in scena. A Elia non so che cosa abbia colpito in particolare. A me ha colpito sì, sicuramente la semplicità della scrittura e poi il fatto che le persone siano disposte, i due protagonisti siano disposte a confrontarsi con il mondo che li circonda con forza e poi il fatto di non avere pudori fra di loro. E, ecco, sono questi e tutto questo, permetto di ripetere, attraverso una scrittura che è estremamente semplice, che non ha dei virgolettati, una scrittura nella quale i personaggi quando parlano fra di loro non hanno il trattino, non hanno le virgolette, insomma quello che è tipico in un romanzo. Ed è una scrittura, è vero che è molto semplice, ma è anche estremamente poetica. E questa cosa giustissima che ha detto Elia del pudore, è vero che loro si incontrano e abbattono qualunque barriera, ma in realtà c'è un grandissimo pudore, un grandissimo garbo, una grandissima gentilezza e protezione di questo loro rapporto, quindi è proprio, insomma, Aruf è proprio bravo, è vero no? Sì, ci è piaciuto un sacco. Un sacco, giustamente diceva Lella Costa, è senza pudore nel senso senza avere la necessità di cautelarsi, di proteggersi, in questo senso. Senza rete. Ecco, io il libro non l'ho letto, ma ovvierò a questa mia mancanza quanto prima. Perché, questa è una cosa abbastanza importante, perché si nota molto, traspare dal testo, traspare anche da sicuramente da come l'avete messo in scena, perché il bisogno di ascolto e vicinanza e salvezza per l'uomo? Vado io? Ma perché credo che questo libro è stato scritto molto prima che si potesse palesare un'idea assurda come quella del lockdown, della pandemia, delle restrizioni. Aruf ha intuito quello che noi poi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, che senza relazioni vere, non virtuali, non si campa. E che la vita non basta viverla, bisogna anche che qualcuno te la racconti, che te la componga il racconto e che la condivida con te. E credo che sia sostanzialmente questo. Sì, io mi è venuta in mente una cosa, parlando di ascolto. Tanti anni fa, per mia fortuna, ho scoperto che il teatro si fa con gli altri.
E posso dire che la vita la si vive con gli altri. E mi è venuto in mente adesso, e mi piace pensare a questa similitudine. In che modo i dettagli del testo raccontano l'universale? Proprio perché, anche se sono molto collocati, perché tutti i romanzi di Aruf si svolgono in questa città immaginaria che si chiama Holt, ma proprio perché in realtà sono storie assolutamente universali, perché raccontano di sentimenti, ma anche magari di piccole grettezze, di meschinerie, anche di ricatti, di dolori della vita, ma che però davvero sono di tutti. E lui è la grandezza di un autore, che riesce a essere estremamente particolare, perché davvero lui ha dei nomi, dei luoghi, delle descrizioni, dei paesaggi, un contenitore in cui sono ambientate le sue storie, però tu le puoi levare da lì e immaginartele dovunque, no? Certo, io poi sono convinto che la vita sia nel dettaglio, le caratteristiche, già sembrerebbe di ripetere la stessa cosa, no? Le persone sono nel loro dettaglio. E questa è una cosa a cui credo moltissimo. Certo, non bisogna perdersi dietro al dettaglio, però perché non perdersi anche dietro al dettaglio? Ogni tanto, quando ci lasciano. Sì. Come sempre in chiusura dell'intervista, so che è una cosa che imbarazza un po' Lella, ma gliela chiedo lo stesso. Se volete invitare il pubblico a venire a vedere Le nostre anime di notte. Certo che vogliamo. Io direi di invitarlo. Ma io direi di invitarlo il pubblico, ecco, soprattutto ci teniamo a dire, il pubblico di ogni età. Perché col fatto che i protagonisti non sono proprio due pivelli o due pischelli, magari uno pensa che sia una storia che riguardi solo persone da una certa età in avanti. Sicuramente ci si può, ma il tasso di identificazione con questi personaggi è altissimo a tutte le età. Ho preso questo vezzo di dire che in realtà la storia, il motivo per cui la storia d'amore poi è perché è sempre Giulietta e Romeo, c'è qualcuno della famiglia che si mette in mezzo. Giulietta e Romeo un po' age, ma molto affascinanti. Poi vi dispiace se non ci venite a vedere, veramente. Sì, ci dispiace. Lella Costa ed Elia Shilton sono Eddie e Luis al Teatro Carcano di Milano fino al 27 novembre, Le nostre anime di notte, regia di Serena Sinigaglia, tratto dall'omonimo romanzo di Kent Aruf, con l'adattamento di Emanuele Aldrovandi. Grazie a entrambi. Grazie a te, grazie. Grazie. A te.